in questo numero di Salute Magazine. Infertilità per il 15% delle coppie. L'ospedale San Raffaele promuove la telemedicina a Meditech Beyond. Un nuovo modello di cardiologia con la Sicilian Cardiovascular Academy. La Società Italiana di Urologia, con appena 379.000 bambini venuti al mondo nel 2023, lancia l'allarme sulla denatalità, ponendo l'accento sulla fertilità maschile e sulla sempre maggiore spinta alla posticipazione nella procreazione. In particolare, dai dati delle più recenti linee guida europee, emerge che circa il 15% delle coppie non ottiene una gravidanza entro un anno e cerca cure mediche per l'infertilità. Il commento del presidente degli urologi italiani, Giuseppe Carrieri. Il dato è un dato sicuramente molto allarmante, parla di una denatalità che va sempre più avanti, aumentando sin dal 2008. Il 2008 è stato l'ultimo anno in cui si è assistito ad un aumento delle nascite. C'è una progressiva diminuzione, entriamo in un campo più tecnico, della qualità degli spermatozoi, il liquido seminale. Abbiamo assistito nel corso degli ultimi anni anche lì ad una riduzione di quelli che vengono considerati i parametri di norma per ciò che riguarda il numero degli spermatozoi per millilitro, che sono passati da 39 milioni per millilitro nel 2011 a 19 milioni di spermatozoi per millilitro nel 2021. A cosa è dovuto questo? A tantissimi fattori, molti di questi sono ambientali e lo sappiamo bene, come il tasso di inquinamento delle città non favorisca lo sviluppo e la crescita degli spermatozoi, sappiamo bene come l'elevata componente di radiazioni presente nell'atmosfera anch'essa abbia un'azione lesiva nei riguardi degli spermatozoi, e un dato abbastanza importante e significativo è come l'uso di conservanti nella preparazione dei cibi di cui facciamo largo uso, anche la presenza di questi conservanti in qualche modo rallentino la maturazione degli spermatozoi che passano da una linea germinale che va lentamente progredendo. Quindi tutta una serie di motivazioni, ma un dato sicuramente estremamente allarmante, e a fronte del quale la Società Italiana di Urologia raccomanda ancora una volta una raccomandazione fortissima, quella che è la prevenzione. Prevenire anche nell'ambito della fertilità vuol dire portarsi avanti con il lavoro. Prima avevamo una tappa precisa, che era quella della visita di leva, durante la quale emergevano patologie come il varicocele che possono essere responsabili della infertilità dell'uomo. Ora questa visita non esiste più e di fatto quindi è necessario che il giovane appena passato la pubertà consulti almeno una volta gli urologi, così come le è consigliato alle donne dopo la prima mestruazione di rivolgersi al ginecologo. Ecco quindi una prevenzione, un'attenzione maggiore al proprio corpo per cercare di ovviamente contrastare questo allarmante fenomeno. Il ruolo della telemedicina come prodotto di punta del Made in Italy, da promuovere ed esportare presso i paesi del Mediterraneo e oltre, è quanto emerso a Meditech Beyond, meeting organizzato a Catania da Diplomatia, al quale ha preso parte l'ospedale San Raffaele, che 4 anni fa ha lanciato la sua piattaforma di telemedicina. Federico Esposti, direttore operativo della struttura. Crediamo tantissimo nel ruolo della telemedicina come uno strumento sia di innovazione dei servizi digitali e quindi di ampliamento della offerta sanitaria per tutti i pazienti nazionali e internazionali, sia come la medicina digitale in genere come uno strumento di diplomazia attraverso il Mediterraneo, quindi uno strumento che serve a avvicinare i paesi del bacino del Mediterraneo attorno a quella che si sta creando come una delle nuove eccellenze del Made in Italy, cioè una medicina che può essere proposta a tutti i paesi del bacino. Il team di San Raffaele e Gruppo San Donato ha presentato i risultati della propria piattaforma di telemedicina, che ha raggiunto la quota di 100.000 iscritti. Pietro Ballotta, direttore promozione e sviluppo dell'ospedale San Raffaele.
In occasione del Covid la sfida è stata colta ed è stata trasformata in opportunità che oggi si è andata a sviluppare ed ha appena raggiunto i 100.000 iscritti in tutta Italia, 50% in Regione Lombardia e 50% extra regione. È la principale piattaforma di telemedicina in Italia, quella del San Raffaele. E ci sono ben 800 dottori del San Raffaele operanti che permettono di essere il più vicino possibile ai nostri pazienti, riducono anche sensibilmente quello che è l'impatto ambientale per gli spostamenti dei nostri pazienti. Un nuovo modello di cardiologia in grado di mettere in rete know-how e strumenti con il fine ultimo di offrire ad ogni paziente la migliore cura possibile. Parte la Sicilian Cardiovascular Academy a lanciarla, le 4 unità operative di cardiologia della Sicilia orientale, Catania, Messina, Ragusa e Siracusa. Il progetto è stato presentato ad Aci Castello durante un congresso dal titolo Sfide e prospettive della cardiologia clinica interventistica. Gli obiettivi della Sicilian Cardiovascular Academy sono quelli di creare un network di professionisti che possa assistere e favorire l'assistenza in rete della gran parte delle patologie cardiovascolari acute e croniche, perché l'assistenza di queste patologie è divenuta sempre più complessa, sempre più costosa, richiede un elevato impatto assistenziale. E quindi è cruciale che una rete di professionisti possa discutere bene tra di loro e creare tutti i network necessari per avvicinare il paziente all'ospedale, all'ospedale più attrezzato, piuttosto che duplicare gli ospedali cercando di creare una serie di doppioni che finiscono per essere inutili. Nel 2021 le patologie cardiovascolari con oltre 216.000 decessi hanno pesato per il 30,8% sulla mortalità. Sindromi coronariche acute, scompenso e insufficienza cardiaca, patologie strutturali del cuore come stenosi aortica, rigurgito mitralico e tricuspidale rappresentano le prime cause d'ospedalizzazione e decesso. Oggi con un intervento percutaneo, quindi a paziente sveglio, si può cambiare la valvola aortica e dimetterlo entro pochi giorni, addirittura l'indomani in molti casi, senza che il paziente abbia necessità di riabilitazione, può tornare alla sua vita normale con un'ovvia riduzione dei costi economici e dei costi sociali. Tutto questo ha bisogno di una rete, di una connessione, di una scambio di personale e di tecnologie fra i vari ospedali, perché questa tecnologia può essere applicata solo nei centri con una cardiochirurgia in sede. Quindi i centri SPOC si devono rivolgere ai centri hub, collaborare, ed è chiaro che c'è un problema di sostenibilità economica perché il costo delle protesi è elevato e serve una politica nazionale in tal senso.